Adesso ci rimane l'ultimo poeta, il super straniero, Luigi. Io accetto con molto piacere Ischia è un ambiente un po' particolare, riesce in qualche modo a catturare le persone, è quasi come se fosse una realtà geopolitica indipendente. Curioso che Ischia non ha niente a che vedere con Napoli, non ha niente a che vedere con Capri. Ischia è Ischia. C'erano più durante. Questo libro che è un po' il sunto di 10 volumi e ne scende qualcuno. Io ho scelto una poesia che parla di erotismo, visto che oggi è il primo giorno di primavera. Sei d'accordo che non ci sta? Una poesia che parla di erotismo ci sta il primo giorno di primavera. Erotismo, amore e sensazioni vanno d'accordo. Ti vedo seduta ogni giorno, una mano gingilla tra i riccioli, accarezzandoti la gola. Il cavalletto a tendere curve, le tinte, le forme. A volte una coda di auto rallenta il percorso del bus. Io ti guardo, fremere, per un attimo più lungo. Ti voglio. Sdraiata una notte, ho una mano ci gira sul mio petto, accarezzandomi innocente. Il calice attende le bollicine dello sguardo. A volte un sorriso ferma del tutto il tempo e io ti guardo, nuda, prima del brindisi più lungo. Tunnel dietro la curva. Un attimo. E tu già mostri avvinto prima con il dopo. Il buio mescolerà per noi i sogni e la realtà. A volte, stavolta, vincente la passione, e tu mi inviterai al brivido più lungo. E poi c'è l'ultima, perché l'immagine di lui, come vedrete, sentirete tra un attimo, mi divertiva. Volteggio con un tutù che non mi dona, il rosa pallido del tunnel e le scarpette bianche, seguendo un'isola sdolcinata e sviolinata. Oh, come bello il ballo del mio cigno! Intanto il vento di ponente ha sbrindellato stoppini e maschere e sconvolge e ricompone, superbo. Il moto andante, maestoso, sipari, nuvole di stelle e di galassie. Ho smesso d'essere presidra, ma non sarò un batacchio in dondolo per indicare l'ora più. Vorrei portare i saluti da parte del nostro gruppo, che è la sua lunga, e da parte del comunque i saluti da parte della situazione di Liga, cui sono stato un membro portatore, e del comitato Indisperi, che era un membro che supporta un po' quelle che sono le nostre iniziative. Però mi vedo a proposito della poesia e della lettura delle poesie in ambito nazionale. Io sono d'accordo. A me non dovrebbe essere indifferente, più fatto la poesia non mi è venuta. Però noi penso che abbiamo trovato una strada che è molto banale, quella di improvvisare, di creare, di distribuirla, di farla diventare prima nella comunità,
attraverso l'autorità. Cioè non c'erano mai stati dei litigi all'interno di volumi di poesia ci fossero delle proposte pubblicitarie. Quindi contattando alcune aziende di un certo livello noi siamo riusciti a stabilire dei contatti, dei contatti, e abbiamo pubblicato qualcosa come 5.000 copie di volumi di poesia, quando oggi 400 copie sono queste. Non solo, ma le abbiamo prese 10 volumi, sempre presso questi porto di corso qualificati, perché la vita del Papa Lauro, e anche un saluto il senatore Papa Lauro, in variazione del programma, qualcosa come 4-5 milioni di persone che vogliamo, incrementalità. Ecco che a questo punto la poesia entra nella società, attraverso una delle sovrapporte normali di discussione, non solo soltanto che gli impegni per campare in una città. A me sembra un'ottima idea. Voi pensate che io facevo un programma, si chiamava Zapping, forse qualcuno di voi l'ha sentito. Io ho fatto una sperimentazione che è durata, pensate, quasi 20 anni, insomma, 18 anni. Ebbene, ho pensato, parlando di poesia, la mia passione per la poesia, era un programma che si occupava di politica, di economia, di problemi della società. Dico, ma perché non chiudiamo? Non concludiamo questa ogni puntata con una poesia di un poeta noto, ma anche un poeta recente, anche un poeta sconosciuto. Beh, ho inaugurato questa formula e devo dire che ho trovato un consenso unanime, anzi, ho fatto una prova, un esperimento, per 15 giorni cerchiamo di mandare la poesia. Ho avuto un sacco di proteste, tante proteste poeti, perché c'è. E queste poesie di scegliere quelli che lo dicevano, ma come faccio, come fare? No, mi arrivavano, ovviamente, valanghe di volumi, cose così, io mettevo lì, sceglievo, quelle che più che altro, quelle ovviamente che avevano un po' sorprende, ma anche che avessero una lunghezza adatta, diciamo, ai ritmi radiofonici, perché la poesia non può essere più lunga di un minuto, uno di 10, perché se no non si sente. Pensiamo a un succede, questo conferma. E a volte la poesia si può inserire dappertutto. Io ho fatto una volta un esperimento con un produttore di miele in Toscana. Dico, ma perché la mattina la gente che prende il baratto di miele lo utilizza per terra? Guardando questo baratto non ci deve essere da una parte una poesia. Beh, un successo straordinario, solo che poi questo ha detto. No, non possiamo più fare perché questo si dice che devo continuamente cambiare le chiette. Si costa un po', si può più fare. Però la poesia si presta, quindi veramente un prodotto, usiamo un vantaggio anche per le aziende, un grosso vantaggio per le aziende. Perché c'è l'innovazione, c'è la curiosità, la novità della forma pubblicitaria che viene attraverso. Perché anche sulla rete, sì, d'accordo, adesso c'è la circolazione, soprattutto all'inizio la curiosità, le poesie per tanti reti, però poi dopo si annoia, la gente si annoia a leggere la poesia della rete, del computer. Mentre invece dobbiamo trovare altri strumenti, altre forme di circolazione. Esatto, sempre questa cosa che citavo io prima, è interessante, perché non guarda, tanto che avete dei versi di un poema, ormai, cioè qui dovete vedere. La presentazione spettacolo.